Chiari Carrisi a cuore aperto parla del suo immenso dolore. Dopo aver perso la sorella, ha dovuto dire addio anche ad un figlio. Un momento doloroso che non dimenticherà mai, quello della perdita della sorella Ilenia. Al quale però è seguito un altro dramma, ovvero la perdita del figlio. Il racconto di Chiari Carrisi è commovente. Ecco cosa ha rivelato il figlio di Albano. Chiari Carrisi è il figlio di Albano e Romina Power e raramente si mostra in televisione, anche se ha scelto di intraprendere le orme dei genitori per la sua carriera. Recentemente si è lasciato andare in una toccante intervista, in cui ha rivelato un aspetto del suo passato che nessuno conosceva. Dopo la tragica scomparsa della sorella Ilenia negli Stati Uniti, ha avuto un altro forte dolore. Ha perso un figlio. Chiari Carrisi e la perdita del figlio. Le parole cariche di sofferenza. Opiste a Verissimo. Proprio di recente è stata mandata in onda la sua intervista. Due settimane fa, Silvia Toffanin ha finito le riprese del programma per la pausa estiva. Ma ogni sabato e domenica vengono trasmesse le storie, ovvero le puntate più toccanti della stagione. È stata riproposta anche quella con Chiari, nel corso della quale è emerso il suo dramma, avvenuto dopo la scomparsa di Ilenia. Di quest'ultima ha parlato in studio anche insieme alla mamma. Ho sempre pensato che fosse da qualche parte in giro per il mondo, che stesse facendo un viaggio incredibile, che fosse diventata una sciamana. Fino al 2020 credevo che fosse in giro per il mondo, ha spiegato. E poi ha rivelato di aver cambiato idea ammettendo il perché. Sono andato a New Orleans. Ho ripassato i suoi passi. Ho parlato con delle persone che erano coinvolte all'epoca. Rimane, tuttavia, la speranza di ritrovarla un giorno. La porta è sempre aperta, ha proseguito. Nato a Cellino San Marco il 21 aprile del 1973, oggi Chiari Carrisi ha 49 anni ed è il secondo figlio di Albano e Romina. Molto riservato, si sa poco della sua vita sentimentale. È noto che ha avuto una storia con Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, conosciuta a Pechino Express nel 2015. Proprio durante la loro relazione, ha scoperto che lei era in dolce attesa, ma il dramma ha colpito entrambi. Naike ha avuto un aborto spontaneo e nel 2017 la loro storia si è conclusa. Oggi Chiari ne parla con grande dolore ricordando quei terribili momenti. Come il padre, però, ha trovato conforto nella musica, sua grande passione. È infatti autore di diversi testi di Albano, ma anche di altri artisti come Jovanotti. E in questo momento vive in India, dove può praticare la sua altra grande passione, ereditata invece dalla mamma, ovvero yoga e meditazione. Insomma, ha preso da entrambi i genitori e porta avanti con forza i due lati della sua personalità.